Buongiorno a tutti. Ciao. Venerdì 30 dicembre e ieri siamo arrivati qua, siamo sempre in provincia di Trento, più nello specifico a Liavarone. Ho trovato l'area sosta che è là dietro, ci siamo dei filmati. Stamattina andremo dove? Dragovaia. E ci aggiorniamo dopo. Mentre saliamo verso il Dragovaia, vi lascio in descrizione un link dove è spiegato il significato, molto carino da leggere, del perché sia stato deciso di costruire appunto un drago. È stato costruito con circa 2000 pezzi di radici estirpate dagli alberi durante la tempesta appunto Vaia, che ha colpito una fascia di questa vallata qua. È stata una tempesta devastante che ha sradicato una marea di alberi, e quindi ci tenevamo appunto a passare a vedere questa creazione eretta come simbolo di protezione a questa vallata qua. Molto carino. Sopra il drago c'è una casetta dove tramite offerta libera ti danno tè caldo o brûlé nel nostro caso, per scaldarsi un po'. Giornata oggi molto nuvolosa, siamo stati fortunati a fare due riprese almeno a posto. Niente, percorso comunque tranquillissimo, una mezz'oretta dall'area sosta si viene su. Adesso torniamo giù e vi facciamo vedere intorno all'area sosta cosa c'è, perché il paesino è molto fornito, c'è di tutto. Quindi ci vediamo dopo. Ciao. L'area sosta è questa qui, si chiama area sosta Pragrando, ci troviamo in frazione di Liavarone. Questo è tariffario regolamento. All'arrivo basta premere il pulsante, si alza la sbarra, ci si accomoda in uno stallo e poi passerà il gestore per il pagamento, insomma. C'è il carico scarico, la zona rifiuti, là ci sono dei tavolini e un barbecue. Qui teoricamente dovrebbero esserci bagni e lavatoi, andiamo a vedere. Stalli spaziosi, e in fondo là c'è un'altra zona
con un barbecue, insomma. Però quasi sicuramente aperta primavera e estate. Circa una mezz'oretta dall'area sosta si trova il Forte Belvedere, che dove siamo adesso è un forte austro-ungarico della prima guerra mondiale, pazzesco e enorme, e da sulla Val d'Astico, quindi c'è una visuale allucinante, anche se oggi c'è nebbia. Però c'è il museo visitabile, ovviamente oggi è chiuso, chiude alle 16 mi sembra, non possono entrare i cani, per cui noi ci siamo riservati sulle visite dall'esterno, che però merita tantissimo. Sì. Vi lasciamo comunque il sito internet dove poter vedere un po' di foto dell'interno e dell'esterno, e magari anche la posizione GPS se nel caso qualcuno volesse venire a visitarlo, perché merita un sacco. Ora torniamo verso il camper e per oggi penso basta. Domani andremo a visitare il lago di Lavarone e quindi ci aggiorniamo domani mattina, ultimo giorno dell'anno. Ciao ciao! Buongiorno! Ciao! Sabato 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno. Stamattina è una giornata meravigliosa e andremo a vedere il lago. Appunto. C'è questa strada secondaria che in una mezz'oretta scarsa ti porta al lago di Lavarone e niente, un bel panorama, quindi camminiamo un po' e ci vediamo al lago. Dopo uno sprizzetto in riva lago, sotto il sole, spettacolare, di fianco al lago c'è un parcheggio che fra poco vi facciamo vedere. Qui c'è un'area sgambamento cani recintata, per chi fosse interessato, tanto di cappello. Il parcheggio nel frattempo è questo qua. Si trova proprio di fianco al lago, è il parcheggio sud, e teoricamente
teoricamente dovrebbe essere gratuito in questo periodo dell'anno, che le sbarre sono alzate. Ci si può fermare col camper, ovviamente non ci sono servizi, e mi sembra che d'estate, se non erro, costi 8 euro al giorno. Ovviamente sarà un po' più pieno, però due o tre camper ci sono, e merita perché si è proprio di fianco al lago. Lago alle spalle, noi ci accendiamo da fare la spesa per il cenone di stasera. E ecco, merito, fate il giretto del lago, camminatina semplice però sempre bello. A dopo. Ciao a tutti di nuovo, eccoci arrivati alla fine di quest'anno, è sabato 31 sera, stiamo iniziando a preparare la cena. E tanto facciamo un aperitivo. Sì. Grazie ancora a tutti quanti quelli che sono iscritti al canale, quelli che ci hanno scritto dei messaggi. Grazie ancora a tutti. Se qualcuno ha piacere di scoprire magari qualche area sosta, qualche sosta libera, in prevalenza Veneto, Trentino Alto Adige, se ha voglia di iscriversi al canale, noi diamo informazioni più che volentieri. Ci tenevamo a ringraziare l'azienda agricola Faresin che ci ha gentilmente omaggiato del prosecchino per brindare questa sera, quindi grazie Ciccio, grazie. Ne faremo buon uso. E ecco, insomma, vi lasciamo così, augurando un buon anno a tutti quanti. Buon anno. Che sia un 2023 di felicità per tutti. Buon anno! Ciao!